Devo dare in parola alla Camera perché è intervenuta poco fa, sta intervenendo Giorgia Meloni che ha appena detto quanto il governo vuole fare con strumenti straordinari si può fare con procedure ordinarie. L'ascoltiamo. I studenti potranno giocare all'autoscontro in classe, questo è in pratica il concetto. Ok. Il punto è, qual è il prezzo che l'Italia paga per concedervi questa libertà? Davvero lei crede a quello che ha detto Presidente Conte? Davvero lei crede che non comporterà un problema al nostro turismo dire al cospetto del mondo che l'Italia ha ancora una situazione d'emergenza quando non ce l'hanno la Spagna, la Grecia, la Croazia o la Francia? Davvero lei pensa che gli investitori che vorrebbero mettere i loro soldi in Italia continueranno a farlo se noi diciamo che questa nazione è un'emergenza? Davvero lei pensa che quei commercianti o quegli imprenditori che sono in dubbio se riaprire o meno le loro attività non diranno, vabbè, aspettiamo che passi la tempesta, il governo dice che siamo ancora in emergenza? Davvero lei pensa quello che ha detto? Perché io non posso credere che lei lo pensi davvero. Quello che io devo credere è che non le interessa, è che è un prezzo che lei è disposto a pagare, perché quella della quale vi state occupando non è la salute degli italiani, ma è la salute del vostro governo. Perché lo stato d'emergenza vi serve per consolidare il potere. Perché lo stato di emergenza vi consente di fare quello che volete senza regole e controlli. Questo è quello che voi state chiedendo al Parlamento della Repubblica Italiana e non si può fare finta che sia un'altra cosa. Mi dispiace. Non si può fare finta. Avete imparato la lezione. La lezione è che lo stato d'emergenza consolida il governo. Non perché voi siate bravi a gestirla. È un fatto sociologico, è stato ampiamente spiegato. Rientriamo in studio.